Il bambino piange, non si fa niente, lo si tiene, lo si accompagna e si favorisce il pianto e l'uscita dell'oggetto. Il bambino a un certo punto smette di piangere, cambia il colore delle labbra, cambia il colorito del viso, si appoggia, si prende, si chiudono le gambe, si tiene fermo, chiudo la mandibola tra il pollice e l'indice, lo appoggio su due piani della mia gamba e del mio braccio e do 5 pacche interscapolari verso l'esterno, cioè verso la via d'uscita. 1, 2, 3, 4, 5. Non piango ancora, non cambia niente. Cambio la posizione, lo blocco sempre, mantengo la nuca con la mano e premo con le due dita, indice medio, al centro del torace tra i due capezzoli. 1, 2, 3, 4, 5. Il lattante non piange ancora. Lo ruoto, prendo, lo blocco, blocco sempre la mandibola, blocco le sue gambe. Due piani, 5 pacche. 1, 2, 3, 4, 5. Nuca, blocco la nuca e il collo, blocco il suo corpo. Al centro, declive. 1, 2, 3, 4, 5. Il lattante, il neonato, inizia a piangere, lo prendo. Lo appoggio al petto, lo posiziono e favorisco l'uscita del materiale del corpo estraneo. Se il neonato lattante diventa incosciente, cioè diventa molle, il viso diventa bluastro, le labbra diventano blu, lo si pone su un piano rigido, lo si allinea. Si controlla se c'è un oggetto affiorante che esce, che sputa, si toglie, si liberano così le vie aeree. A questo punto, se sono in compagnia, dico tu chiama l'118. Se sono da sola, devo proseguire con l'animazione per 2 minuti, 5 cicli. Poi 30 compressioni toraciche al centro del torace tra i due capezzoli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e provvedo a 2 insufflazioni e poi ricomincio per 2 minuti, 5 cicli come ho già detto. E poi chiamo, mi allontano, lascio il bambino e chiamo il 118. Proseguo finché non arrivano i soccorsi, il bambino riprende coscienza piangendo o non riesco più, sono esaurito e se non riesco più ad effettuare la manovra. Queste manovre hanno lo scopo di disostruire le vie aeree e assicurare la perfusione cerebrale in attesa dell'arrivo di soccorsi avanzati. Ora vi dimostriamo come le compressioni toraciche siano esse stesse efficaci per la disostruzione delle prime vie aeree.